Si chiamano Mark Goodram e John Ross Watson. Sono due giovani uomini i quali avrebbero vinto alla lotteria, ma grazie ad una carta rubata. In tale maniera sarebbero riusciti a sbancare e così tutto il denaro ottenuto è stato letteralmente sequestrato. La fortuna ha letteralmente colpito i due ragazzi in questione di 36 e 31 anni inglesi, ma la legge li ha severamente puniti. 4 milioni da vincita con un biglietto della lotteria. Si è scoperto però che lo avevano comprato attraverso l'ausilio di una carta di credito che era stata rubata. Ecco quindi che, scovati proprio dalla polizia, non sono riusciti a godere di questo denaro, visto e considerato che proprio questo denaro in questione è stato poi subito sequestrato da parte degli agenti di polizia. Vi ringrazio infinitamente per la visione, per l'ascolto di questo video di oggi, 26 aprile 2019. Fatemi sapere cosa ne pensate, datemi la vostra opinione, mi raccomando, Leggi. ci tengo ad averla, e al prossimo video da Natatore Italiano.